Добрый вечер, меня зовут Туфорт, я итальянский, я живу в Италии. Добро пожаловать в это мое видео, где я играю в Splinter Cell Conviction. Я итальянский, но я говорю по-русски, потому что мне очень нравится русский язык и культура. Я мало говорю по-русски, но я хочу учиться его хорошо. Сейчас я буду говорить по-итальянски. Хорошее зрение. Увидимся. Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video. Ho fatto l'introduzione in russo, sì, perché mi andava. E oggi, stasera, scusate, volevo fare una partita a Splinter Cell Conviction, appunto, a San Pietroburgo, che è una città della Russia, e per questo ho parlato in russo all'inizio. Allora, facciamo difficoltà normale, limite durata, no, va bene questo. Nessun gadget, no, va bene comunque. Le armi io le ho già impostate, ma uniforme... Questa qua l'avevo potenziata già in passato. Che cos'è? Proviamola un po'. No, 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 no. No, va bene quella... Va bene quella precedente, ok. Dai, andiamo. Allora, sì. Ho voluto fare l'introduzione in russo perché questa mappa è ambientata in Russia, quindi... Allora, ecco la situazione, abbiamo un'area piena di ostili che devono essere neutralizzati. Non dovrebbe essere troppo difficile se si resta invisibili. Guardate là. Adesso, però mi pare che quella costruzione ci sia a Mosca. Non sono mai stato in Russia, presto ci andrò, quindi vi potrò dirvi di persona. Allora, praticamente questo gioco l'avevo già fatto vedere tempo fa, mi piace molto, è un gioco che... stimola l'attenzione ma anche la pazienza, perché ci vuole anche parecchia pazienza per giocare bene a Splinter Cell Conviction. Io non mi reputo né un campione né un pro né chissà cosa, perché innanzitutto è da tanto che non ci gioco, da tantissimo, da... sarà agosto del 2000... porca! Del 2012, adesso siamo a maggio del 2013, quindi... è da parecchio che non ci gioco, quindi non sono neanche più abituato ai comandi. Allora, comunque, sta di fatto che dobbiamo eliminare tutti i nemici, ovviamente senza che ci vedano. Cazzo, ma fatta apposta? Senza che ci vedano e che riescano a chiamare i rinforzi. Come vedete in alto a destra c'è scritto nemici rimasti 8. Dai. Nemici rimasti 8. In teoria se io li elimino tutti quanti corpo a corpo, senza far rumore, senza far scattare l'allarme, in teoria non dovrebbero chiamare i rinforzi. Quindi voglio provare. Ah, porca! Ah, cazzo, è morto! Unità 1, cosa vedete da lì? Ma, sto ascoltando, Ho perso il contatto con l'intruso! Chiedo rinforzo! Cazzo, madonna, chiesto rinforzo! C'è un problema, ecco, vedete che nemici rimasti 15. Mi sa che... non è che bisogna soltanto far scattare l'allarme, bisogna... cioè, se un nemico vede un altro suo compagno morto, allora ci darà automaticamente la colpa e noi saremo... Ah, no, no, non entreremo lì! Cazzo, ma dai, ma fai a fuoco! Fate fuoco! Guarda, mi è lì, ti è tremendo! Ciao! Sono costretto a usare questa mossa, non è che mi va, Ma che, ce ne sono altri? No, guarda, è una bella roba! No, adesso mi vedi. Quando ma vedi? Stronzo! Stronzo, sono stato costretto ad usare quest'arma perché è un'arma veloce ed ero in una situazione critica. Comunque vi voglio avvisare che se adesso sto giocando male è perché il gioco... Vedi che sotto la merda la chiamo! Adesso sono costretto a far così, non è che mi goda, Adesso cerco di far perdere le mie tracce per ricominciare a... andare su, sull'azione, ma per me vedete che un gioco come Splinter Cell ci si diverte molto di più stando nascosti, cercando... ecco, adesso, scusate.
scusate, ma ho cominciato a giocare male. Anche quando registro, io non so perché gioco lag. Solo che è da tanto che non registro video di videogiochi. Arrenditi, idiota! So che sei qui! Porca, proviamo quel coglione! Tanto il video con regolarità io non ne faccio più, quindi. Credevo tu fossi un gran duro. Mi sbagliavo di adesso sto usando Fraps per registrare. Calma. Facciamola finita, stronzo, non puoi nasconderti. Ok, allora ci sono 9 nemici. Praticamente quando noi eliminiamo un nemico corpo a con il corpo a corpo, noi possiamo fare una mossa speciale che consente di eliminare in una sola volta tutti i nemici marcati. Ecco, adesso ecco, vedete, adesso io ho acquistato questo potere, diciamo. Vedete, tutti i nemici marcati, quelli con l'indicatore. Cos'è? Spazio controllato. Figata! No, non la voglio usare perché mi rovino il gusto del gioco. Quelli segnati, ecco, io punto Q e punto una persona, un nemico. Oh cazzo, merda! E quelli lì riceveranno un colpo in testa direttamente e verranno automaticamente uccisi. Ecco, adesso io potrei usarla la mossa, ma come? Godo molto. Sparate a quello stronzo! Oh, merda! Madonna, sono. Hai paura? Cristo! Voglio ascolterti, bastardo! Guarda, coglione! Fatti, coglione! Ok, andiamoci a che sto a vuoi smetterti di nasconderti? Non ti salverai! Allora, diciamo che sto già giocando male, come sta merda. Ricorda, so che sei qui, fatti vedere! Dio, coglione! Sta andando a 31 FPS piuttosto che a 60 e basta. Non so perché. Dato che è così. Comunque, vedete che sto sparando in quella direzione perché. Fatelo fuori! È l'ultima zona in cui mi hanno visto. Pensano che io sia ancora là. Ecco, adesso invece vedono che io là non ci sono più. Vedete che c'è un fantasmino là. Praticamente sta a indicare l'ultima zona in cui mi hanno visto. Chiedo rinforzi alla mia posizione! Merda. Dobbiamo controllare l'area! Mori. Ne resta uno solo. Quello non è. Continua a nasconderti, figlio di puttana. Sei solo un bastardo, lo sai, vero? Come pensavo, sai solo vabbè, nasconderti. Dunque, andiamo verso la prossima direzione. Speriamo di farla bene questa volta, perché questo lag proprio non lo sopporto. Che non è tanto un gran lag, ma dove stiamo andando? Però compromette un serio gameplay. Aspetta. Oh, che cazzo, guarda. Aspetta, andiamo. Bene, andiamo qua. Figa, certo che è da tanto che non registro un video. Allora, andiamo qua. Ecco. Ecco, ci siamo. Ci siamo, inizia il secondo round, speriamo di farlo meglio. Perché il primo l'abbiamo fatto veramente da merda. Attiviamo il visore notturno, che sì, è comunque un gadget che ci facilita, però rende molto più facile la vita. Allora vediamo con lo specchietto. No, qua non c'è nessuno. Ok, allora possiamo capire. Cazzo! Allora vediamo. Cerchiamo di farla seriamente, almeno questo. Ok, allora, là... lì ce n'è uno, e marchiamolo così lo teniamo bene in vista. Allora, questa mappa qua, io l'ho fatta prima. Questa, esattamente questa. Allora, io adesso non voglio sparare alle luci, perché... se io sparo alle luci, vabbè che loro non mi vedono più, però... faccio rumore.
Ah, eccole, eccone la 1. E un altro. Oh, però a che serve sparare le luci quando posso spegnerle? Merda. Ok, questo qua è molto vicino. E soprattutto mi può vedere perché c'ha la luce. Cazzo. Andiamo. Ce n'è uno lì. Però questo qua qui è da solo. E merda, non è nella situazione più favorevole. Adesso cerco di andargli dietro. Unità 3, la vostra posizione. Ecco, allora, quando la visuale si fa in bianco e nero, vuol dire che loro non mi stanno vedendo. Invece quando è a colori, significa che mi stanno vedendo, perché c'è una luce che mi illumina. Ah, ecco qua. Tutte le unità a rapporto. Eccolo qui, il ciccione. Beh, allora te muoviti con cautela. Aspetta subito qualunque traccia di ostili. Comunque avevo voglia di fare qualche commentary, perché da un bel po' di tempo, per via di mancanza di voglia, mancanza di tempo, lavoro e basta, insomma. E poi perché il PC, insomma, ci sto 2-3 orette anche la sera, però sono stanco la sera. Allora, lì ne abbiamo 3 da ciuffare. Adesso questo è un caso che io stia facendo un commentary. Merda. Questo qua c'è l'interruttore almeno. No. Quello è un estintore. L'estintore, se io gli sparo, mi intossica. Quindi è meglio non farlo. Allora, lì ne abbiamo. Oh merda. Cazzo. Allora, questo qui. Cazzo, ce ne sono veramente troppi. Provo ad uccidere con calma questo qua. Senza farmi vedere per un pelo. Però adesso questi qua verranno qua e noteranno l'accaduto. Quindi in ogni caso sono nella merda. Aspetta che provo a eliminare sto panzone. Certo. Aia. Molto difficile eliminare tutti corpo a corpo senza farsi notare. Credevo che avessero visto il cadavere. Cos'è? Shrubki. Cazzo. Ah, ma di sicuro poi il cadavere lo vedono. Poco ma sicuro. Solo che c'è da agire con cautela e con molta, ma molta pazienza. Allora, merda. Taci. Nessuno ti farà del male, forse. Incredibile, il cadavere non l'hanno ancora visto. Ma stai zitto, guarda. Quanti ne restano? Beh, ne resta uno lì, poi... Allora, dai, muoviamoci piano, che forse ci riusciamo a non far chiamare i rinforzi. Toh! Vediamo se c'è qualcuno sotto. No, possiamo procedere sicuri. Stanno due. Ma dove saranno? Oh, ma ti muovi o no? Sì, mi pareva che si fosse. Oh, cosa succede?
Obiettivo non completato. Ah, ma cosa? Sono tornato al punto di partenza. Ma cazzo. Eccolo lì uno. Io spero solo che non abbiano visto i cadaveri. Ed ecco. No, ah no, erano. Erano quei. Quelle statue. Oh, ma è lì dietro. Ma guardalo. Allora, uno è là. E l'altro è lì. Merda. Toh. Vatte fanculo. Adesso se elimino quello dovrei aver completato. Sì, e vai. Ok, va bene, dai. Come commenter può bastare. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, provate questo gioco perché è bello, eh. Vi saluto in italiano e anche in russo. Alla prossima. Pacà.